Bene, qui io non sono un tecnico del microfono, debbo immediatamente prendere un bigliettino, ecco. C'è una fatina qui seduta in sala che canta una canzone con un bellissimo titolo. Diciamo che quando mi hanno detto cerca Paola Belloni, io sono andato correndo per la sala cercando una gigantesca fanciulla, credevo che fosse una specie di star, e invece era una starina, una cosina, ecco, una piccola star. Ecco, questa piccola star, guarda, il Nicola è veramente fuori di sé, il Nicola, eccolo lì, il Nicola. Ci conosciamo bene, Nicola. Voi dovete sapere che Nicola è un ragazzo stupendo. Quando vuol comunicare, questo ve lo dico perché tante volte si dicono parole così a sproposito, delle stupidaggini infinite, compreso me, primo io. Lui, poverino, deve dire quello che può, cerca di dirlo, c'ha una macchina da scrivere e indica i tasti, no? Le parole sulla macchina, no? Così, e io si capisce mettendo insieme il senso perfettamente di quello che vuol dire sulla macchina da scrivere, ed è una cosa stupenda, vi dico. Bene, allora abbiniamo a questo piccolo racconto la minifata che canta una canzone inedita che si chiama Libellula ed è stata scritta da un autore, Gino Mori, e il quale mi ha detto, sa, è una canzone autobiografica. Beh, lasciamo questa fanciulla, ecco, dopo questa manovra che penso esatta, al microfono per la canzone. Grazie. Libellula! Thank you.
sono cose bellissime da notte di Natale. Ti auguro veramente un grande futuro di madre, sai, per carità, che è la cosa più bella del mondo, per carità. No. Ti auguro di poter cantare con questa meravigliosa voce delle stupende Ninna Nanne e non tanto di finire strasciconi per i teatri a fare chissà, magari andando dietro i lustrini. Però casomai, se tu dovessi un giorno cantare per una trasmissione importante, non so, essere a Domenica In, beh, allora fai una cosa, tu guardi me lì da una parte, io sarò da una parte, cioè mi fai salutare un po', perché gli italiani sono sempre quelli che non fumano, perché non fumare è salutare. Ecco, cerchiamo di non fumare, già vedo che c'è qualcuno che sta fumando. Allora